Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 98 di Dragon Ball Super. Come sempre, per iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video e gli altri video che troverete sul canale con i vostri amici, in modo tale da far iscrivere anche loro, di lasciare un bel like ovviamente se il video vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, di ovviamente seguirmi sui social, quindi link in descrizione per quanto riguarda Instagram, dove potete contattarmi in privato, vedere meme, sondaggi, conoscerci, essere aggiornati ovviamente quando escono i nuovi appuntamenti qui su YouTube e magari c'è la possibilità di scambio compra vendita di figurine di Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Naruto, Cavaliere dello Zodiaco, Bleach, italiani, francesi, giapponesi, qualsiasi cosa. E poi su TikTok e su Twitch, dove continuiamo a portare nuovi contenuti. Vi ricordo tra l'altro l'appuntamento ormai fisso settimanale della domenica per quanto riguarda gli shorts, dove ogni domenica pubblicherò un po' random dei video, appunto shorts, quindi meno di un minuto, dove mostrerò figurine random a caso, visto che ne ho tantissime, ma ve le ho già mostrate poi i maxi blocchi nelle due playlist, Lamin Cards Mania e Card Game Cardust. Comunque, fatto sta che, ricordandovi quello, l'appuntamento di domani e tutto il resto, presto parliamo invece oggi del capitolo, appunto, 98 di Dragon Ball Super, che diciamo rispetto al 97 riprende un po' di più quella che è la trama poi che in realtà abbiamo già conosciuto abbondantemente con il film che abbiamo anche recensito di Dragon Ball Super Super Hero. Se nel 97 c'era stato diciamo qualche aggiunta, qualche novità, come per esempio Goten e Trunks che entravano in maniera attiva partecipante appunto alla battaglia e tra l'altro ingaggiando il ruolo di supereroi, e quindi da qui dà anche molto più senso al nome della saga Dragon Ball Super Super Hero, non solo perché ci sono Gamma 1 e Gamma 2 che in qualche modo creati dal Dottor Edo con appunto delle sembianze, delle fattezze da supereroi, ma soprattutto con un animo da supereroe, anche se poi sono stati ingannati ovviamente da Edo, ma soprattutto Edo è stato ingannato da Magenta, e poi c'era tutta la questione di Gohan eccetera eccetera, che in qualche modo si era ritrovato già nel film a dover ritornare a essere lui l'eroe della Terra in assenza di Goku e Vegeta, e quindi in qualche modo riprendeva da un punto di vista del nemico finale Cell, la saga di Cell, con la questione androidi, Red Ribbon eccetera eccetera, da un punto di vista invece di ruolo centrale di Gohan, sia la saga di Cell ma anche la prima parte della saga di Majin Buu, proprio perché appunto in quel periodo a Orange Town Gohan era diventato il guerriero dorato, poi Great Saiyaman eccetera eccetera, e c'era stato poi la diciamo la trasformazione finale di Gohan in Mystic all'epoca, che poi con la quale Gohan finì Z, ma in realtà è stata fino ad ora la trasformazione finale di questo personaggio. Invece in questa nuova saga poi appunto ci saranno delle novità. Invece nel manga, appunto, il capitolo scorso aveva in qualche modo ampliato, accentuato ancora di più il concetto di supereroi, perché c'erano Gohan, appunto, che si ritroverà a essere comunque il perno principale di questa battaglia e quindi in qualche modo diventando l'eroe della Terra, Gamma 1 e Gamma 2, ma anche appunto Goten e Trunks, che riprendendo il prequel del film e quindi la saga precedente nel manga, la mini saga precedente del Dottor Edo che abbiamo già recensito, di cui abbiamo parlato, avevano già assunto il ruolo di supereroi all'epoca e quindi adesso avevano in qualche modo ingaggiato battaglie insieme agli altri due supereroi, Gamma 1 e Gamma 2. Questa era stata la novità principale, oltre al fatto che poi i due si fossero fusi in un Gotenks sbagliato, però comunque che si fossero fusi. Invece in questo nuovo capitolo la storia è molto 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 più vicina al film. C'è comunque appunto per esempio la novità di Gotenks, che in qualche modo, pur essendo una fusione sbagliata come dice C18, può rendersi utile in battaglia, però poi per il resto bene o male la criticità della situazione, il tentativo di Gamma 2 di salvare la situazione sacrificandosi, e poi in qualche modo la capacità di Cell Maxi di ritornare più forte di prima, sono più o meno elementi comuni, cardini e soprattutto già visti nel film. Però il capitolo è stato molto interessante, prima di tutto perché essendo un buon capitolo di Dragon Ball e soprattutto di Dragon Ball Super, ormai c'è questo trend da qualche anno che viene molto più accentuata la presenza proprio dei combattimenti. Cioè la saga per esempio di lo sapete, di Granola, è stato un lungo 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 enorme e continuo combattimento con cambi di scena, con cambio di personaggi che dovevano combattere chi contro chi,
ma bene o male è un lunghissimo combattimento. Il film Dragon Ball Super Broly, visto ormai qualche anno fa al cinema, che abbiamo recensito, anche lì è stata un'ora e mezza, di cui un'ora e un quarto di combattimento. E anche in questa saga, comunque, i combattimenti sono il perno principale. La trama c'è, le strategie ci sono, ma sono molto più secondarie, molto più funzionali al combattimento. Invece, nel vecchio Dragon Ball c'erano sì i combattimenti, ma come step finale. Cioè, come dire, vi abbiamo spiegato la trama, ci sono stati i colpi di scena, la presentazione di nuovi personaggi e poi le scaramucce, perché giustamente in ogni saga di Dragon Ball c'erano le scaramucce e poi c'era il combattimento finale. Per esempio, nella saga appunto dei Cyborg c'era la questione, per esempio, che sì, c'era la scaramuccia con 19 C20, ma la gran parte della prima parte, soprattutto, ma in realtà di tutta la saga, è strategia, azione, personaggi nuovi, piani da elaborare. Junior che va dal Supremo per fondersi, Goku che prende Gohan e dice andiamo alla stanza spirito del tempo, Vegeta e Trunks che in qualche modo si trovano a dover decidere se aiutare o sfavorire Cell nel continuare a trasformarsi, Krillin che è il dubbio esistenziale, C16 che in qualche modo attua una strategia di scappare, cioè insomma. E poi, come diciamo, parte finale della saga, il maxi scontro al Cell Game con poi tutte le varie lotte che c'erano state. Qui invece è proprio il combattimento il perno principale, perché comunque si può dire che sì, Junior che va a prendere panna a scuola, sì, il discorso di qualche pagina tra Gamma 2 e Junior per dire guardate che state combattendo una battaglia sbagliata, Gon che comunque quando vede la figlia in pericolo si arrabbia, eccetera, eccetera, ma poi è molto combattimento. E quindi, per tal motivo, anche in questo capitolo c'è molto combattimento, cioè c'è appunto l'avversario principale, finale, cioè Cell Maxi, che impegna un Gotenks, quindi praticamente due personaggi fusi in uno, C18, Gamma 1, Gamma 2, Junior, Gohan, e tra l'altro anche poi risulta necessario l'intervento, appunto come abbiamo detto, risulta necessario l'intervento anche di Krillin, che comunque in questo capitolo fa davvero tanto, riesce col Kienzan a colpire una sfera mandata da Cell Maxi contro C18, salvando quindi la moglie. Riesce a prendere tempo temporeggiando e distraendo Cell Maxi col Taioken, cioè col colpo del sole. E quindi, insomma, si rende veramente molto utile in questo capitolo. Pan riesce a rendersi utile quando appunto Junior cerca di far riprendere le energie col Senzu a Gohan, ma Cell Maxi colpisce Junior e quindi Senzu vola via. Afferra Gohan, lo sbatte per l'aria, impedendogli quindi di prendere il fagiolo magico. Il fagiolo magico sta per crollare e Pan quindi si butta senza pensarci due volte nel precipizio, nel burrone per recuperare il fagiolo magico da dare poi al padre. E quindi impara praticamente a fluttuare nell'aria, a volare. C'è anche questa piccola scena molto interessante. C'è poi anche il discorso molto di attaccamento dei due androidi al dottor Edo. Infatti, mentre Gamma 2 decide di attuare il piano di distrarre tutti gli altri, Cell Maxi colpendolo in tutte le parti del corpo, mentre lui si sarebbe praticamente catapultato in alto per poi praticamente cadere in picchiata contro la testa, il nucleo centrale di Cell Maxi. Gamma 1 invece si preoccupa immediatamente di andare a salvare il dottor Edo da quella che poi sarebbe stata l'esplosione prodotta appunto da questo impatto di Gamma 2 su Cell Maxi. C'è poi anche questa affinità, perché quando poi Cell Gamma 2 fallisce nel tentativo, anche se comunque riesce a ferire Cell Maxi, quest'ultimo appunto cerca di ucciderlo e Junior, ritornando praticamente trasformato in Orange Junior, praticamente si butta a capofitto per salvare l'androide. E anche qui Krillin si rende molto utile, perché ricorda Junior, e c'è anche questa reference alla prima saga di Dragon Ball molto interessante, dove dice tu al 23° torneo Tenkaichi contro Goku ti trasformasti in gigante, che Junior in questo capitolo lo ribadisce, ma fu già detto 30 anni fa praticamente, letteralmente 30 anni fa, da Goku nel torneo Tenkaichi. Cioè è un bluff, aumentano le dimensioni, ma velocità, forza, resistenza e tutto il resto sono praticamente le stesse, cambia appunto solo la dimensione finale. Però questa dimensione finale, questo bluff, questo tentativo comunque di distrazione è utile, perché Junior, se
si trasforma praticamente prendendo le grandezze di Cell Maxi. C'è anche quella tavola bellissima, appunto, dei due che si affrontano. E quindi poi praticamente c'è tutta la battaglia che imperserva, perché comunque c'è Cell Maxi contro Junior Gigante, poi c'è Krilli, Gamma 2, Gamma 1, Gotenks e C18 che volano intorno, distraendo, infastidendo anche parecchio Cell Maxi. Poi c'è appunto Gohan che cerca di recuperare le energie proprio perché Junior punta tutto su di lui e lo ribadisce ancora una volta, un concetto che noi già sappiamo e viene sentito e ribadito veramente sempre, cioè che se Gohan si impegnasse, se Gohan comunque avesse la volontà di recuperare in maniera costante, ardua, i suoi allenamenti, potrebbe veramente essere il più forte di tutti e quindi il salvatore, l'eroe della Terra. Perciò dico la saga proprio degli eroi, Goten e Trunks che fanno Great Saiyan X 1 e 2 in memoria dell'antico e dell'originale Great Saiyaman. Gohan, che era originale Great Saiyaman, che si ritrova di nuovo a dover, nelle nuove vesti di genitore, anche diventare eroe, e poi Gamma 1 e Gamma 2 che nascono proprio copiando i due Great Saiyaman che copiavano l'originale Great Saiyaman, che poi c'era anche Great Saiyaman 1 e 2 quando c'era Videl, vabbè, comunque insomma. Tra l'altro questo ricorda anche molto i due film di Dragon Ball Z finali, i due film finali di Dragon Ball Z, cioè Hildegard e Janemba, dove comunque erano entrambi proiettati dopo la saga di Majin Buu, quindi quando Gohan era appunto Great Saiyaman, e in entrambi i film i nemici erano due giganti, sia Hildegard era un lucertolone gigante, cioè una libellula, non so, gigante, e Janemba, e anche qui l'avversario finale, erano anche molto stupidi, non avevano un grande coordinamento, non avevano un grande cervello che potesse permettere loro di esprimere dei piani elaborati, ma erano semplicemente un puro concentrato di potenza. Janemba poi, quando si trasformò, acquisì logica, razionalità, intelligenza, lucidità nei movimenti e nelle azioni, ma nella forma primordiale, così come Majin Buu primordiale, così come Hildegard primordiale, così come questo Cell Maxi primordiale, perché Magenta appunto lo ha risvegliato prima che fosse completato il processo di, soprattutto al cervello, di arricchimento delle informazioni. Mi ricorda anche molto quegli ultimi due film di Dragon Ball Z. E comunque, insomma, quindi poi il capitolo finisce con appunto Gohan che recupera le energie e praticamente Cell Maxi che nel frattempo ormai troppo infastidito da questi esserini che gli volano intorno, lo colpiscono a destra e manca, ritorna più arrabbiato di prima e quindi praticamente si presume che nel prossimo capitolo probabilmente ci sarà la battaglia finale che massimo, secondo me, potrà prolungarsi di altri due, massimo tre capitoli. E poi stop. E quindi di conseguenza non ci resta a questo punto che aspettare sotto Natale o massimo gennaio. Penso che da un punto di vista almeno di combattimenti la saga finirà. Poi, se prenderà delle strade diverse rispetto al film e quindi con delle novità di trama, ricollegandosi magari appunto a Goku, Vegeta e Broly che si stanno allenando, Mirus e Granola che volano, viaggiano nell'universo, Black Freezer, eccetera, eccetera, poi questa sarà una novità rispetto al film, ma io parlo massimo di gennaio da un punto di vista del combattimento. Quindi fatemi sapere voi la vostra, questo, che ne pensate. Vi commento breve, ma perché ripeto, quando sono molte pagine di combattimento c'è da ammirare le tavole, il character design, i disegni, eccetera, eccetera, però tutto sommato basta goderselo il capitolo, non ci deve essere Shinigami che vi dice: ah, Junior ha dato il pugno e poi Cell ha fatto così, poi Gohan da sotto, cioè, insomma, basta che vi godete e vi godiate soprattutto il capitolo e va bene così. Quindi noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, grazie come sempre per il supporto, studiate, fate i bravi e soprattutto siate umani. Ciao ragazzi, alla prossima, viva Dragon Ball, viva i manga e viva ovviamente anche questo canale e viva tutti voi, la mia bella community. Ciao ragazzi.